Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui oggi, una settimana veramente con tantissimi video, ma ci sono delle informazioni assolutamente molto importanti che vanno date in questi giorni perché stanno succedendo un po' di cose che vanno prese in considerazione. Una di queste è quella di considerare il Wells Accumulation Index, cosa fanno le balene. Allora, vi ricordate il mio indicatore Wells Accumulation Index che ci ha tenuto compagnia per una buona parte dello scorso anno, dandoci indicazioni assolutamente molto rilevanti? Bene, noi continuiamo a tenerlo monitorato assolutamente ogni giorno, costantemente. Ne parliamo nella Trading On Academy con gli iscritti premium, ma quando capita lo pubblico anche sul mio canale Telegram, che è un canale gratuito. Quindi trovate il link in descrizione del canale Telegram se volete inserirvi lì per contenuti diversi appunto da quelli che do sul canale YouTube. E sono pubblicati lì dalla giornata di ieri i vai 1 e 2 e soprattutto sono pubblicati quelli relativi al pre pump e quelli post pump e si può fare il confronto. Cosa sta succedendo nell'arco delle ultime 2 giornate? Cosa è successo? Una cosa assolutamente da non tenere in bassa considerazione: c'è stato un decumulo da parte delle grandi balene. In pratica, i VAI, i Wells Accumulation Index, stanno indicando che le balene hanno utilizzato questo rialzo per vendere una buona dose, una bella fetta di Bitcoin, ragazzi. Allora, questo non significa nulla da un punto di vista di analisi delle quotazioni, perché i VAI non sono da considerare come strettamente collegati a quello che è l'andamento grafico del titolo. I VAI sono da capire, e sono da capire perché riguardano le balene. Quello che loro spiegano è che cosa fanno le balene. Sono due: il VAI rosso, quello VAI 1.0, spiega quello che fanno le top 10 delle balene, in sostanza gli exchange, ragazzi, perché nelle top 10 delle balene ci sono i yacht wallet dei più grandi exchange. E il VAI 2.0 invece guarda il panorama generico con la lista delle top 100. In queste top 100 ovviamente ci sono anche le famose balene, quelle che non hanno l'exchange, quindi non hanno i wallet degli exchange. Cosa è successo? Allora, intanto, nella giornata del pump, quindi di martedì, quello che è successo è stato una riduzione del VAI 1.0, quindi dei top 10, di oltre 10.000 bitcoin che sono defluiti dal VAI 1 e sono andati a finire quasi tutti nel VAI 2, cioè nella top 100 delle wallet. Quindi fin qui non ci piove, semplicemente le balene top 100 hanno comprato dagli exchange, magari si sono trasferiti sui wallet che non erano quelli degli exchange, quindi non yacht wallet, hanno trasferito 10.000 bitcoin. E su questo nessun problema, perché comunque non sono grandi cifre. Quello che invece è un problema, o comunque va estremamente considerato ed è molto importante considerarlo, è quello che è successo invece nell'ambito della giornata di mercoledì, perché nella giornata di mercoledì sono stati trasferiti 20.000 bitcoin, ragazzi, dalla VAI 2, quindi dalle top 100 balene, compresi gli exchange, al di fuori di questa categoria. Cosa significa? Significa che sono stati distribuiti probabilmente a portafogli retail, quindi piccoli, piccoli wallet, ragazzi. Ricordatevi che qui c'è un problema di fondo: se una balena divide il proprio patrimonio in centinaia di wallet, non risulterà nel VAI così come non risulta nel wallet degli exchange. Quindi questo è importante capirlo. Potrebbe essere anche un unico investitore che ha 100 wallet e ha diviso i bitcoin, e su questo non ci piove. Però al di là di queste casistiche estremamente difficili da prevedere, perché lì ovviamente c'è un depistaggio totale dei dati, noi possiamo analizzare solo quello che sono i dati. Il VAI 2.0 dimostrava una salita, quindi un incremento dei bitcoin detenuti dalle big whales nei mesi scorsi, era in trend di risalita già da un po'.
quindi diciamo indicava questa fase di accumulo che poi probabilmente è sfociata in questo pump, ma dalla giornata di martedì e mercoledì ha iniziato un deflusso importante, anche perché 20.000 Bitcoin non sono pochi, non sono tantissimi, ma non sono pochi, sono usciti dalle big whales. Ora cerchiamo di fare il punto della situazione. Intanto vi ho messo i grafici in sovrappressione che passavano per farvi rivedere, li trovate ovviamente pubblicati sul canale Telegram, e cerchiamo di capire cosa possa significare. Allora, il VAI dovete un po' pensarlo come un sustain, quindi un sostegno dei mercati. Se un rialzo è accompagnato dalle big whales, in sostanza noi possiamo aspettarci che possa perdurare per lungo tempo. Se un rialzo o un ribasso, stessa cosa, non è accompagnato dalle big whales, probabilmente ha i giorni contati, non è duraturo. Non può essere duraturo perché magari i grandi investitori non l'hanno considerato tale, e quindi se i grandi investitori non l'hanno considerato tale, difficilmente potrà perdurare. Quindi, al di là delle analisi che abbiamo fatto nei giorni precedenti, che avete visto sul mio canale YouTube, andatela a vedere se ancora non le avete viste, che sono tutte analisi positive, perché l'analisi tecnica e ciclica è positiva. Il mercato delle cripto ha questa peculiarità, noi riusciamo a calcolarla, abbiamo inventato, ho inventato questo indicatore, che è assolutamente importantissimo negli ultimi mesi, è stato uno dei più affidabili per capire se effettivamente un rialzo o un ribasso poteva avere vita breve o meno. Ci sta dicendo un'informazione che non vi piace vedere, non vi piace vedere, quindi assolutamente da valutare. Io ho la mia attività di trading, la svolgo sempre utilizzando l'analisi tecnica e i miei trading system, non prendo in considerazione il VAI per fare operazioni di trading, quindi questi non sono consigli finanziari, quindi non vi sto dicendo dovete vendere assolutamente, vi sto dando una informazione in più per poter decidere la vostra operatività e il vostro trading. Va bene ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e iscrivetevi al canale Telegram se volete queste informazioni in aggiornamento. Io sono sempre operato di impegni, ma appena potrò il canale Telegram darò sempre più contenuti aggiuntivi. E vi ringrazio, lasciatemi un pollicione e noi ci vediamo con un prossimo video questa settimana. Stiamo vedendo veramente troppo, ragazzi, eh? Ok? Ciao a tutti!